la pagella di Cream Master.com. Noi abbiamo un utente e una password, entriamo, schiacciamo la propria classe, entriamo, e qui ogni bambino può schiacciare il proprio colore e possiamo mettere il tempo. Ho preso tutti i dati e inviamo i dati all'FBK, che provvederanno a contare i nostri passi. Noi siamo partiti da Vera, e abbiamo attraversato l'Italia. Durante il percorso c'erano varie tappe, come Verona, Pescia, San Marino, Roma. La nostra tappa finale è la scuola primaria secondaria al primo grado di Candole. Ogni anno facciamo un mercatino di Natale per raccogliere i soldi che ci serviranno per la scuola primaria e secondaria di primo grado di Candole, per far diventare la scuola più grande, più attrezzata, per aiutare le bambine della scuola. In ogni tappa abbiamo scoperto nuove città, dove c'erano documentari, foto, video che le maestre hanno proposto di mettere e FBK ha inserito sul sito. Ci sono informazioni storiche e geografiche che riguardano tutte le classi. Abbiamo aderito a questo progetto perché è un modo per invogliare anche i bambini più piccoli a venire a scuola a piedi e non di farsi portare sul carrello dai genitori. Così si elimina il sovraffollamento automobilistico e si respira aria più pulita. Questo progetto è utile anche nella geografia perché per ogni tappa ci sono foto e video della città referente. Noi facciamo scuola in modo diverso, utilizzando la lingua e usando le sue risorse. A me è piaciuta Roma perché c'era il Colosseo e tanti resti romani, che romani mi piacciono. A me mi sono piaciute le cascate delle Marmore perché sono le cascate più alte di tutta l'Italia. La tappa che mi è piaciuta di più è stata Atene perché abbiamo visto i gadget e abbiamo imparato tante cose. Mi sono piaciute le tappe perché la maestra ci faceva vedere dove siamo arrivati. La tappa preferita era l'Egitto. Siamo molto felici perché siamo la prima scuola che l'ha provato.